Buonasera a tutti, ringrazio di essere qua, spero che finora vi sia piaciuta la giornata che abbiamo organizzato gli amici di DART. Noi siamo orgogliosi per il quarto anno consecutivo di partecipare a questo evento come sponsor, insomma, e avere questo speech. Io sono Michela Giubetti, mi occupo da un anno circa di technical marketing, perché magari alcuni di voi, diciamo, ricordati, mi hanno si ricordavano che mi occupavo di vendita tecnica, quindi poi abbiamo cambiato. Oggi vi racconterò un caso di successo che è nato nel corso del 2013 e interverrà anche un referente del cliente che ci potrà raccontare qualcosa su questa esperienza. Le nostre colleghe stanno distribuendo dei fondi per la valutazione dello speech, vi chiedo la cortesia di consegnarci subito prima. Subito dopo la fine. Ok, scusate. Intanto partiamo da chi è Babel. Babel è un software infrastructure system integrator che è nato circa una quindicina d'anni fa da un team di sistemisti specializzati nel mondo Sun Ecosystem sull'Ethereum. Ci siamo evoluti, siamo cambiati e ad oggi, oltre a offrire ancora tecnologie, essere specializzati sulle tecnologie open source, offriamo dei servizi e dei progetti altamente qualificati. Tra la nostra mission, diciamo, c'è il riconoscimento del valore delle tecnologie open source, ci impegniamo per evitare che questi clienti cadano nel classico vendor lock-in, quindi protocolli aperti, standard di riferimento e così via. L'avventura con Red Hat è iniziata circa 9 anni fa, abbiamo iniziato a indossare il cappello rosso quando cercavamo un file system distribuito che potesse in qualche modo aiutarci a sostituire delle tecnologie un pochino più obsolete. Dall'epoca poi ci siamo specializzati in un elevato numero di realtà certified administrator e engineer su un ambiente Linux e ad oggi stiamo sul pezzo su ciò che è la cloud infrastructure, quindi partendo dalla Red Hat Enterprise Virtualization fino a CloudFox per l'esempio. Ad oggi Babel è un premio business partner specializzato sulla data center infrastructure. Rispetto all'ultima volta che ci siamo visti è cambiato qualcosa. Infatti, dalla fine 2013, cioè subito dopo l'ultimo Open Source Day, Babel e Softex, la nostra consociata di Milano, che è specializzata nella realizzazione di servizi per il mercato finance e soluzioni per il mercato finance, si sono fuse e siamo diventati parte SPA. Cosa ha portato in dote questa fusione? Intanto abbiamo due sedi adesso, quella operativa di Comezia, specializzata appunto su infrastruttura, mercato tecnico, ma non solo, e open source, e quella di Milano, più specializzata sui servizi in ambito finanziario. Abbiamo circa 200 collaboratori, dipendenti e collaboratori, e un fatturato di circa 15 milioni di euro. Quindi l'anno prossimo ci vedrete direttamente col brand partner. Venite a cercarci, siamo sempre noi, non abbiamo abbandonato per dentro, non abbiamo abbandonato open source e continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Come vi dicevo, una delle cose positive della fusione è stata un'espansione dell'offerta aziendale. Tra le principali novità, che quelle che già conoscete, quindi Unified Communication and Collaboration, Monitoring and Reporting, Security, Data Center e quant'altro, abbiamo ereditato diverse componenti. La prima è AdBuild, una soluzione di business intelligence che offriamo interamente as a service, che è composta da motore di analisi statistica e previsionale, tutte le interfacce web, ma non solo, per la rappresentazione dei risultati e soprattutto includiamo le competenze, c'è un team proprio di Milano che si occupa della realizzazione e della manutenzione dei modelli di calcolo. È una soluzione completamente modulare e indipendente dall'ambiente in cui viene utilizzata. Ad oggi lo utilizziamo per il mercato del gaming come lo utilizziamo per il mercato finance, per esempio per la rilevazione degli abusi di mercato in ambito borsa e così via. Quindi è molto adatta a qualunque tipo di verticalizzazione. Una delle altre competenze molto forti che abbiamo finalmente acquisito riguarda lo sviluppo in ambito mobile, sia su piattaforme iOS, Android e Windows Phone. E come codice nativo, come piattaforme, come framework tipo Adobe PhoneGap, IBM WorkLight e in modalità completamente web-based, quindi HTML5, CSS o framework tipo Essential Touch e così via. C'è un altro elemento che magari è un pochino più lontano dalla platea di riferimento che è l'Effetto, che è un nostro prodotto dedicato al trading online, che serve sia per il mercato consumer, quindi ad esempio il trading online via sito web,
oppure per i power trader, quindi i classici operatori che lavorano in modalità multischermo. E unito alle competenze in ambito mobile solution, ci ha portato a creare la prima app di mobile trading che è stata premiata nel 2012 da Milano Finanza come migliore app. Come ultimo macro elemento delle novità c'è l'Xtreamer, che è un server multipiattaforma modulare e altamente scalabile, che serve per realizzare servizi di real-time messaging su qualunque tipo di app, di sito o di strumento diciamo, a disposizione per appunto effettuare data push. Prima di passare la parola a Don Stefano Portolato, che mi aiuterà durante lo speech, volevo raccontare un attimo com'è nata l'esperienza con la piccola opera della mia provvidenza. Ci siamo conosciuti circa 2 anni fa a proprio un evento Red Hat, veniva presentato Red Hat Storage Server alla Sheraton Roma. Ci siamo conosciuti, da lì abbiamo avuto modo di instaurare un rapporto di reciproca stima, perché Don Stefano è un attento osservatore delle tecnologie open source ed è sempre presente a questi eventi, e quindi abbiamo avuto modo di iniziare a parlare, a frequentarci, e nel 2013 è nato il primo progetto di consolidamento. Quindi lascio un attimo la parola a Don Stefano. Buonasera a tutti, si sente? Sì, vediamo se riesco a non svenire. Qui infatti mi sta a fianco e se cala mi prende, mi calano. Io vi presento un pochino chi è la congregazione di Don Orione. Don Orione è appunto il fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza ed è ufficialmente nata nel 1903, quindi siamo un po' più che centenari. Il fatto di essere così recenti ci ha portato ad avere anche un archivio un po' consistente. La piccola opera della Divina Provvidenza nasce con lo scopo di aiutare la gente comune, gli operai, di dare sostegno, di dare evangelizzazione, di dare conoscenza del Papa e della Chiesa. L'archivio storico è un po' come dire DNA della nostra congregazione, nel senso che contiene, raccoglie tutti quanti i documenti lasciati da Don Orione. Tra l'altro all'epoca si scriveva tantissimo, si usava tantissimo la posta e quindi sono rimasti molti documenti cartacei e sono conservati tutta una serie di altri documenti cartacei. Lo scopo dell'archivio è quello della conservazione, è quello di facilitare e aiutare lo studio, il reperimento dei materiali e ultimamente è diventato molto importante il connubio tra l'esistenza materiale di tutti questi documenti con l'informatica. Uno dei problemi più grossi per gli archivi è che ogni volta che viene consultato un documento, questo viene rovinato, viene deperito. L'ideale sarebbe tenerli chiusi in un ambiente adeguato e non toccarli mai. Quindi l'elettronica, l'informatica in particolare, si presenta come uno strumento molto adatto per aiutare l'archivio nel suo lavoro. Un po' le dimensioni della congregazione, giusto per dare qualcosa di riferimento, se no solo la parte che sembra grande. Allora, la congregazione è presente in 4 continenti, tra l'altro Don Orione stesso andò addirittura in America. È presente in 29 paesi, volevo anch'io i numeri che sono qui in dimentico. Come dimensioni di persone, al momento abbiamo 7 vescovi, 1541 religiosi, non so se adesso ultimamente ne è uscito o è entrato qualcuno di nuovo, ogni tanto a piano capita di morire, per cui periodicamente ci riduciamo. Siamo presenti con 128 parrocchie sparse un po' in tutto il mondo, 11 santuari, 2 ermi, 150 centri di assistenza, 18 case di riposo, 70 scuole, 13 centri di spiritualità, 9 poliambulatori, 1 ospedale. Non facciamo computer, non facciamo né sistemi operativi né microprocessori. Nel nostro sangue non c'è molto di informatica. Come mai abbiamo deciso di investire un po' nell'open source? Come vi accennavo adesso con però una battuta simpatica, l'informatica non è proprio nel nostro sangue, però ci sono alcune considerazioni che sono a priori dell'informatica. Ad esempio la prima questione che ci è venuta davanti nella sua evidenza è che per l'archivio, visto che è una struttura che è destinata a conservare a tempo indeterminato, non deve essere legata a qualcosa che muore dopo poco, deve essere qualcosa che dura a tempo indeterminato. E quindi l'osservazione più spontanea, più semplice, è di
approcciare, adottare una soluzione che non sia routine, qualcosa che lasci sopravvivenza nel tempo e lasci anche libertà in quello che sarà l'evoluzione. Dall'altra parte, quindi, non avendo nel nostro sangue l'informatica, è importante concentrarsi sul lavoro dell'archivio. E quindi ci è sembrato che l'open source dà un valore particolarmente significativo nel fatto che una volta messi lì i computer che lo fanno loro, una volta messi lì i programmi che fanno loro, quindi loro con i problemi, noi ci possiamo dedicare alla carta, alle parole e a tutto quello che è più squisitamente archivistico. L'altra cosa molto interessante è che l'adozione dell'open source ci ha permesso di avere un vestito tagliato e cucito su misura di quello che ci serve. Questo ci ha permesso di avere una soluzione che è proprio adatta a quello che serviva a noi altri. Vedo che qualcuno già mi ha... No, quasi, allora vi passo la parola a Michelangelo, così io... Grazie. Così io e lui sono andati via e tutte le colpe sono sue. Questi argomenti, come vedete, non sono classici che magari sentite sempre. Si parla spesso della riduzione del TCO, si parla sempre di fare di più con meno, ma alla fine ci sono fattori ovviamente economici, o perlomeno non nel breve termine, che impattano sui clienti, e Don Stefano ce l'ha rappresentati in maniera più che chiara. Noi siamo convinti, fermamente convinti, che ogni azienda, ogni cliente abbia meriti la capacità di emanciparsi. Quindi noi non vogliamo metterci a casa del cliente e fare appunto lock-in, bloccato per sempre. Ci è capitato già per alcuni clienti di poter essere parte integrante del cambiamento, li abbiamo aiutati a crescere con le competenze. Pian piano loro hanno iniziato a gestire l'operatività e veniamo interrogati solo sulle tematiche più complesse. Quindi da una parte il cliente è riuscito ad autogestire le problematiche ordinarie e noi abbiamo avuto la possibilità di ambire a delle problematiche più complesse che valorizzassero anche le nostre capacità. Vediamo un attimo come si è svolta l'esperienza con la comunicazione di Google. Ok. In ottica cloud virtualization, cioè al giorno d'oggi si parla sempre di cloud, sembra strano poter rientrare in un progetto alla vecchia maniera, quindi bisogna partire dal data center per arrivare alla software. Questa è stata un'esperienza interessante per noi perché, essendo nati in quell'ambito, abbiamo potuto rifare qualcosa che da poco facevamo più. Qui siamo partiti ovviamente da CEL, da rifare CEL interno alla aggregazione attraverso il nostro partner specializzato su questa tematica, che è l'Internet. E praticamente abbiamo avuto modo di rifare il programma, le opere unitarie, l'impianto elettrico completo, l'impianto di il sistema di incendio con l'impianto di spegnimento d'acqua e tutto il sistema di condizionamento. Quindi praticamente si è ripartiti da capo. L'intera infrastruttura è stata consolidata su pochi sistemi performanti e scalabili. Tutto abbiamo scelto per l'occasione tutto altro IBM, perché era quello che ci consentiva di fare di più con meno, come direbbero aggiungo. Si è scelto un sistema affidabile come l'X86 per System X, e abbiamo preso due come hypervisor, quindi le mani dei sistemi che fanno girare effettivamente le mappe virtuali. Una dedicata al manager, all'epoca c'era Rep.1 e non era ancora possibile avere un manager autovirtualizzato dell'infrastruttura, al giorno d'oggi ne avremmo anche potuto fare a meno volendo. Una storage era dentro per la channel, passata sempre su storage IBM, e tutto ciò che è l'infrastruttura base, quindi siamo proprio ripartiti from scratch. A livello software ci siamo concentrati ovviamente su tutto ciò che è un ambiente puramente open source. Quindi Red Hat Enterprise Virtualization come infrastruttura di virtualizzazione, Red Hat Enterprise Linux sia per ciò che riguarda la macchina, l'ospitale per manager, sia per ciò che riguarda le virtual guest. L'unica eccezione a Red è stato ClearOS, una distribuzione che basa tutto sulla semplicità d'uso per la realizzazione di servizi core infrastrutturali, quindi sono DHCP, DNS e così via. Joomla è l'oggi tradotto per la parte di content management.
Management System e Document Management System. Notate bene che la scelta di Logical Doc è stata fatta assieme a Stefano e ai suoi colleghi, perché come vi diceva, ogni cosa viene fatta su misura. Abbiamo scelto i prodotti, i progetti anzi, che erano più adatti alle loro esigenze e su quelli ci siamo basati per fare le personalizzazioni. In aggiunta c'è tutta la parte diciamo, più classica dello stack run, quindi MySQL, Apache, Postgres, Datto, per ciò che è l'infrastruttura di vostra elettronica all'uso interno e così via. Perché abbiamo scelto Red? Intanto, ovviamente, come breve business partner, c'è Datto, è la scelta più logica, certo, la prima alternativa è se non sceglierlo io, la versione completamente comunitaria. Intanto abbiamo scelto per motivi che vi avevamo già detto, ci consentiva di non generare login né per noi né per il cliente, quindi completa libertà di migrazione al momento più opportuno. Con la versione scelta, che è la 3.1, avevamo raggiunto un livello di maturità molto importante. Ad oggi l'abbiamo aggiornata, l'abbiamo portata alla 3.3. Noi di solito, come pur sapendo che c'è la 3.5 già disponibile, scegliamo di installare prima a casa nostra le versioni precedenti, testarle, sbatterci un po' il muso, vedere cosa significa migrare tutto quanto l'infrastruttura che abbiamo in casa, e a quel punto quando si passa le release la deployiamo dai nostri clienti, in modo che loro abbiano sempre qualcosa su cui noi abbiamo già il massimo livello di competenza e non si va a rischiare sulla loro pelle. La scelta è ricaduta su Red anche per le funzionalità di classe enterprise che funzionano il prodotto, la reputation, l'alta affidabilità, il snapshot account, la reportistica integrata e così via, ci consentivano di non avere nulla da inviare a soluzioni diciamo un po' più datate, un po' più blasonate su questo mercato. E poi rimane sempre il fatto dei costi ridotti, non è peccato dire, si può dire, però non è il driver principale, i driver erano altri, in più abbiamo usufruito dei costi ridotti che hanno consentito a noi e a Nicola della Divina Provvidenza di realizzare una struttura magari anche più articolata, fare un progetto più robusto, investendo su ciò che era il progetto e non sulla parte prodotto, di caso, software e così via. Veniamo alla quarta fase, quella più interessante, che sono le attività di system integration, attività che ci hanno visto pienamente in partnership con Stefano e con i suoi colleghi, perché nonostante lui sia particolarmente modesto, in realtà hanno forti competenze, hanno belle idee, cioè sanno esattamente dove vogliono andare a fare. Non si fidavano di qualche cosa che dicevamo, cioè ci siamo messi a tavolino, abbiamo valutato le esigenze e abbiamo stabilito qual era la soluzione giusta da adottare per ogni momento. Quindi il progetto, che qualcuno ci ha visto lavorare a braccetto, ha visto una prima parte di migrazione dei sistemi e dei servizi, si è passati da un'infrastruttura magari un po' più claudicante a un consolidamento completo e abbiamo approfittato per risistemare anche la rete internet, magari sistemare qualche cloud, e abbiamo consentito a loro di gestire, avendo un personale di gestore d'opera, in quel senso, di gestire centralmente tutto quanto da poche console. Per quello che dicevo, PLOS è tutta la parte dei servizi core e Rev Manager per tutto ciò che è la virtualizzazione. È stata anche un'ottima occasione per fare il setup della infrastruttura di vostra elettronica, sempre basata su tecnologie open source, come vi dicevo, Postgres per SMTP, Datto come server IMAP e RunCube come webmail. Tutto il pacchetto ovviamente su Linux. Abbiamo avuto l'opportunità di sviluppare le funzioni del sito, il sito delle fonti unine, che ha altro non è che l'archivio storico, quello basato su Joomla e su Logical Doc. Quindi oltre a prendere i prodotti che erano già comunque sia validissimi, abbiamo sviluppato due funzionalità che semplificavano la fruizione e aumentavano il livello di sicurezza per l'archiviazione dei dati, perché come giustamente diceva Stefano, per chi gestisce un archivio la cosa fondamentale non è l'archivio di per sé come scatola ma il contenuto, quindi la priorità era sempre quella di valorizzare ciò che conteneva. Per garantire il massimo livello di tranquillità per Stefano e per la congregazione abbiamo attivato da subito un servizio di valutazione premium che nel caso peggiore, nel caso di un'anomalia bloccante, ci porta a intervenire, a prendere in carico il problema entro i primi 30 minuti e risolve l'anomalia bloccante e il massimo di voto. Questo in qualche modo ti spiega che non abbiamo l'abitudine di prendere i soldi tra virgolette scappare, ma ci
teniamo a partire dalla fase di progettazione, dalla fase di realizzazione e poi far crescere il nostro futuro. Ad oggi parliamo di manutenzione, ma chi può dire che un domani potrebbe diventare, si potrebbe iniziare a parlare di hybrid cloud, quindi pensare di integrare l'infrastruttura con cloud force, che come raccontavo all'inizio, diciamo, è il suo mestiere, e farlo diventare un'infrastruttura maggiormente scalabile che possa affrontare le nuove sfide che da chi dovrà affrontare nella nostra sua vita. Quindi a questo punto vi dico perché scegliere Pattern. Intanto perché avendo un unico fornitore che si preoccupa di veicolare tutto dall'hardware, dal software, alla manutenzione, avete una serie di certezze. Intanto in fase di prevendita ci preoccupiamo di disegnare l'intera architettura end-to-end senza dover affrontare un discorso parcializzato da più fornitori. In fase di delivery ci assumiamo l'intera responsabilità dell'attività, quindi non c'è il rischio che qualcuno dica è colpa di questo e colpa dell'altro. Siamo sempre noi gli interlocutori, c'è un PM dedicato a ogni progetto e quindi avete sempre un'interfaccia chiara. In fase di esercizio, che è lo scenario che stiamo adesso con la congregazione Rolina, avete un unico interlocutore che si preoccupa di mantenere e di controllare proattivamente la piattaforma, di intervenire direttamente da remoto, in site, in base alle vostre esigenze, per risolvere e migliorare il nuovo sistema. Poi, se per un altro motivo, come vi dicevo, l'azienda è nata su infrastrutture tecniche di grosse dimensioni e adesso la nostra business unit milanese invece si occupa di applicazioni di B2B in ambito bancario. Quindi la nostra expertise, italiana, la nostra expertise su architetture di mission critica, nel caso specifico di Roma, su ambienti Linux e Unix sia ampiamente consolidata. Qualche referenza ce l'abbiamo, insomma. Infine, per ciò che riguarda nello specifico la virtualizzazione, siamo tra i partner della rete in Italia che hanno il maggior numero di certificati RH2A, cioè i Red Certified Virtualization Administrator, gli operatori che lavorano sulle rete. Noi abbiamo iniziato a lavorarci quando il prodotto era ancora alle origini, quindi dalla 2.2, quando era appena stato diventato 2.2 e 2.3. E con la 3.0 siamo partiti con una campagna di adozione massiva verso i nostri clienti, di supporto per cercare di portarli non dallo scopo della forza, ma da quello nuovo, diciamo. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ringrazio.